Beh, ragazzi, devo dire la verità. Non mi aspettavo che vi piacesse così tanto il video che vi ho portato su Zaccaria e Rovella. Mi avete veramente riempito di complimenti e mi si riempie il cuore di gioia quando succedono queste cose. E quindi ho deciso di sì, preparare anche il secondo video di giornata su Martial e Osimhen, i due attaccanti che vengono accostati in questo momento alla Juventus, i due più papabili, no? Acquisti che può effettuare la Juve in questa sessione di calciomercato. E quindi vi chiedo di farmi sapere la vostra opinione anche su questo video, di lasciare come sempre il vostro supporto sotto il punto di vista dei commenti, di mi piace, di condivisioni, perché va bene, stiamo davvero cercando di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo sempre fatto sul canale. Io mi sto divertendo un sacco e sono contento di sapere che vi state divertendo pure voi. Iniziamo subito con l'analisi dei due calciatori in questione. Se non vi dispiace, partirei da Martial, giocatore più conosciuto che è stato anche citato da Arrivabene qualche giorno fa e ha detto costa tanto. Ieri Romeo ci ha fatto un riassunto dicendo che bene o male per il prestito di Martial la Juventus dovrebbe impiegare 10 milioni di euro tra ingaggio e cifra da riconoscere allo United, quindi sono soldi per 6 mesi di questo calciatore che comunque è un calciatore di esperienza internazionale. È un giocatore che ha avuto tante presenze nella Francia, è un giocatore che lo United appunto ha pagato 50 milioni di euro qualche stagione fa dal Monaco, un talento, un vero e proprio talento, giocatore conosciutissimo, veloce e tecnico, ma sul mercato. Lo United l'ha messo sul mercato. Gioca appunto in queste due squadre che abbiamo detto ed è del 95, ha 35, 36, scusate, presenze in Champions League, 6 gol e 5 assist. Aggiungo io, Martial e Osimhen sono i due opposti. Dopo andremo a vedere le caratteristiche dei calciatori. Si parla di Martial probabilmente per un discorso legato a Federico Chiesa e al suo infortunio. Io mi ero già espresso sul giocatore, avevo detto assolutamente no se stiamo cercando un numero 9. Confermo questa mia presa di posizione, vi dimostrerò il perché, ma se cerchiamo invece un giocatore che possa sostituire Chiesa sulla fascia, allora è un altro discorso. Ci serve o non ci serve? Questo sarete voi a dirmelo. Comunque un giocatore abituato a giocare sull'esterno di sinistra, come potete vedere dal grafico qui di fianco, 1,81 m, quindi un giocatore anche strutturato a livello fisico per 76 kg, giocatore di piede destro. In questa stagione sta giocando pochissimo e ha anche ridotto terribilmente i suoi numeri rispetto alla stagione precedente. L'anno scorso ha terminato 45 partite giocate in tutto, si parla da Manchester United, Francia, tutte le competizioni Champions, Premier League, Carabao Cup, tutto, cioè c'è tutto, 7 gol e 7 assist. Però come potete vedere dalla media, ora non vi starò ad annoiare perché ho visto che mi sono dilungato tanto negli altri video, media per partita dall'anno scorso a quest'anno, tante statistiche crollano. Io non sono d'accordo che sia un buon finalizzatore come c'è scritto nelle abilità, vi farò vedere qui in video un paio di esempi, ma potrete anche andare a cercarvele voi magari da qualche altra parte, o potreste aver visto partite di Martial di Premier League, dato che comunque sono molto diffuse anche qui in Italia le partite di Premier League, ci sta a sedersi sul divano magari anche con una birra rilassandosi e guardando un calcio diverso dal nostro. Sono invece d'accordo sul fatto che nei contropiedi, nei passaggi chiave, nei dribbling sia un ottimo giocatore. Non sono convinto che sia un finalizzatore, per niente. Poi ci sono le note a piedi pagina che sono state scritte da chi ha analizzato il giocatore. Attacca alla profondità, smarcamenti in ampiezza, movimento incontro, dribbling, transizioni, conclusioni dalla distanza, dai vai, passaggi filtranti, soffre marcatura stretta, palle perse. Mi rivedo molto in questa descrizione. Martial lo definisco un vero e proprio funambolo, un giocatore che si diverte tanto a dribblare, a tenere il pallone tra i piedi per cercare di creare superiorità numerica. Da quanto abbiamo visto dallo studio di tutte le azioni di Martial, più tiene palla, peggio è. È uno di quei giocatori che dovrebbe giocare massimo due tocchi, se proprio proprio esagerare tre tocchi. Meno tocchi fa, più efficace. Quando inizia invece a portare palla, è bravo nel primissimo dribbling, già nel secondo va un po' in difficoltà e sotto porta non è per niente freddo. Questo è un po' il riassunto che vi faccio del giocatore, ma ora ve lo voglio dimostrare anche con le slide. Al termine di ogni slide vi lascerò la clip per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Questo è il classico Martial, noi l'abbiamo visto prima, gioca in quella porzione di campo lì. Come vi dicevo prima, dribbling. Dribbling quando la difesa non è schierata, quando invece i giocatori sono messi bene, Martial non mi sembra fenomenale, ve lo dimostro.
Non solo largo, però, perché è stato impiegato anche come prima punta effettiva o come seconda punta, giocatore dentro il campo. Lui comunque ama prendere palle e venire dentro al campo e riesce comunque con degli strappi a rompere le linee difensive degli avversari. Certo, deve resistere magari anche a un colpo, una marcatura, un'entrata dei giocatori avversari, però quando riesce a farlo, riesce a creare la superiorità numerica, a dare quello strappo che serve alla squadra, e quindi mi piace molto quando riesce a fare questa cosa. E poi l'azione si costruisce da sola. Quello che mi ha veramente impressionato alla grande di Martial, in qualsiasi zona del campo, che sia esterno, che sia per vie centrali, questa secondo me è la più grande qualità che ha, la qualità nel servire il compagno, una visione di gioco, l'ultimo passaggio, passaggi chiave, negli assist, nel costruire il gioco. Quindi è un giocatore che vede i movimenti dei compagni e che li serve con i tempi giusti quando vuol giocare a pochi tocchi, quando invece si intestardisce perde completamente i tempi di gioco. È un giocatore dalle due facce, mi è parso di vedere. Quando invece gioca veloce riesce a fare la differenza. Anche qua, seconda palla, lui arriva, la stoppa, la mette giù, vede il movimento del compagno in profondità, bel taglio tra l'altro del compagno, lo serve e la manovra si costruisce da sé, proprio perché riescono a spaccare la linea difensiva degli avversari e riescono a costruire una bella azione in contropiede. Ma anche a difesa schierata, l'importante è che i giocatori si muovano con i movimenti giusti. Uno porta via l'uomo, l'altro taglia. Martial lo serve con i tempi giusti, con la qualità giusta, con il piede giusto, con i giri giusti. In questo è veramente molto bravo. Vi ho fatto vedere le cose che mi piacciono di Martial, adesso passiamo a quelle che non mi piacciono. Poi è ovvio che ci sono degli estremi. Questi sono solo alcuni esempi, in tante altre occasioni sicuramente ha fatto bene, ma non è un goleador, lo dice la sua storia. Guardate un po' il numero di partite giocate in Premier League, il numero di gol segnati in Premier League. Come vi ho fatto vedere prima, il numero di partite in Champions e il gol segnati in Champions. È un giocatore abile nel creare superiorità numerica, abile nel servire l'ultimo passaggio, abile nello spaccare le linee del centrocampo degli avversari e le linee in generale degli avversari. Ma quando poi entra in area di rigore, a tu per tu col portiere, qualche volta lo fa, ma qualche volta no. Questo l'ha sbagliato, ve lo giuro e ve lo faccio vedere. E come vi dicevo prima, nella finalizzazione non mi piace. Sì, quello di prima l'ha sbagliato. E ha sbagliato pure questo. Poi questo, guardate lo score, è l'ultimo minuto di gioco. Mancano 61 secondi al termine della partita e stai vincendo 1-0. Se fai questo gol hai vinto matematico. Sei da solo in area davanti al portiere in uscita. La porta è completamente libera. Se lo sbagli, rischi il contropiede degli avversari e il fatto è che eventualmente possano riaprire la partita nell'ultimo minuto. È riuscito a sbagliarlo. Quindi tante buone qualità, ma sotto porta no. E soprattutto se devo prendere Martial per 6 mesi pagandolo 6 milioni di euro, forse ci faccio un pensierino. È anche vero che se abbiamo necessità di quel giocatore in quella porzione di campo, perché se rotto Chiesa ci sentiamo un po' a disagio con soltanto Bernardeschi, Kulusevski, Cuadrado ed eventualmente McKennie, questo è tutto un altro discorso. Sta alla Juve capire, soprattutto nella mente di Allegri, che cosa serve oggi a questa squadra. Guardate che gol che ha sbagliato. Prima di proseguire con il secondo calciatore, vi ricordo che lo sponsor del canale è OneFootball. Potete scaricare l'applicazione gratuitamente dal link che trovate qui sotto in descrizione oppure dal QR code inquadrandolo con la fotocamera del vostro cellulare qua a schermo in questo momento, per capire se davvero Martial, Asmund, Zaccaria, Rovella, se qualcuno arriverà o se Arthur farà le valigie. Ultimi giorni di calciomercato della Juve, seguiteli tutti su OneFootball. E dopo aver parlato di un giocatore che bene o male si trova a suo agio sulla fascia, ed è un esterno, parliamo di un giocatore che si trova a suo agio al centro del campo e che è un attaccante, un centravanti, attaccante moderno, devo dire la verità. Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, ci ha pure segnato in questa Champions League. Mi pare abbia segnato pure al Chelsea, ora che ci penso. Giocatore fisico, ma tecnico, addirittura viene nominato come giocatore con piede ambidestro. È destro, è destrorso. Però si vede che se la cava bene anche con il sinistro. Gioca nello Zenit e la nazionale iraniana. Questi sono i due fattori negativi che mi porto dietro sul giocatore. Classe 1995, esattamente come Martial, l'unica cosa che hanno in comune. 21 presenze, 6 gol e un assist in Champions League. Invece questo è un bottino di tutto rispetto, considerando le squadre in cui ha giocato in Champions. Quindi questo assolutamente positivo. 187 cm, attaccante strutturato, 83 kg.
centravanti al 100%, lo vedete, non difficilmente viene ad aiutare in difesa, qualche volta sì a centrocampo, magari a prendere il pallone, a dialogare con i compagni, ma è un giocatore che adora giocare in area di rigore o comunque l'intorno. Perché è interessante? Perché a differenza di Martial, che si è sul mercato, ma costa 10 milioni, questo è in scadenza, lo Zenit potrebbe decidere di cederlo già adesso per qualche soldino, non una cifra eccessiva. Stiamo parlando di un fenomeno? No, assolutamente no. Però è un giocatore interessante perché ha delle caratteristiche che mancano all'attacco della Juventus. È un giocatore che lo vai a pagare poco, ha già esperienza in Champions League. Quello che vi dicevo prima, il lato negativo è che gioca nella nazionale iraniana, con tutto il rispetto per la nazionale iraniana, ma sicuramente non un top team a livello di nazionale, come non lo è lo Zenit. E un conto è fare tanti gol in Russia, e un conto invece sarebbe fare tanti gol in Italia. Comunque andiamo a vedere un po' di statistiche dettagliate. Prima vi dicevo attaccante moderno, perché lo Zenit gioca o in coppia con Zyuba, che è un centravanti puro, oppure da solo. Quando gioca con Zyuba è bravo ad adattarsi a uno stile di gioco diverso, e quindi una specie di mezza punta, di seconda punta. Quando invece gioca da solo è bravo a fare il centravanti. I numeri parlano per sé, l'anno scorso 34 partite, 24 gol, 2 assist, quest'anno 26 partite, 12 gol, 4 assist, quindi un giocatore che fa, un giocatore che segna, un giocatore che crea. Siamo sempre lì, lo fa in Russia, in un campionato veramente tremendo. Vi lascio in media per partita dell'anno scorso e di quest'anno tutte le statistiche. Sì, finalizzazione, è vero, e infatti lo conferma il fatto che sta facendo molto bene con lo Zenit. Tiro di testa, sì, assolutamente sì, punizione a favore non mi è capitato di vederne, contropiedi nemmeno, palle inattive contro, non ho visto delle fasi difensive dello Zenit, quindi vi parlo soltanto del fatto che cosa fa lui in attacco. Secondo me è bravo a prendere il pallone di testa, è bravo a svettare, poi non sempre nella finalizzazione di testa, per un giocatore che salta molto in alto. Poi qui sotto invece vi lascio una bellissima traduzione di Google direttamente dal cirillico, perché oggi con l'inglese di Zaccaria me la sono cavata anche abbastanza bene, col russo ho fatto un po' più fatica, sono andato un po' più in difficoltà. Vorrei capire che cos'è un attaccante affilato e rimbalzante, non lo so, però Asmone è un attaccante affilato e rimbalzante secondo Google Translate. Vedremo che ci sono diverse caratteristiche comunque che in cui mi trovo anche una traduzione un po' così, come agisce bruscamente sulla linea difensiva. Sì, questo è vero, agisce bruscamente sulla linea difensiva. Quanto fa schifo in italiano questa cosa. Vi faccio vedere le cose che mi hanno convinto. Gol da bomber d'area di rigore. Questo è veramente un gol da attaccante. Ora vi metto la clip, ve la faccio vedere. Non si vede esattamente il gol che entra, ma è ovvio che sto cercando di fare delle clip piccole, 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 in modo da non disturbare YouTube. Signor YouTube, la prego, mi lasci queste clip, perché è difficile far vedere dei gol con un'immagine. Quindi, signor YouTube, glielo chiedo per cortesia, ragazzi, vogliamo vedere il gol di Asmun, un bel gol di punta questo. Poi è ovvio che non vi metto solo clip dei gol, perché sarebbe facile mettervi tutte le cose ben riuscite di Zaccaria, tutte le cose ben riuscite di Rovella, le cose ben riuscite di Asmun, le cose ben riuscite di Martial, ma non sono qui per vendervi un'illusione, sono qui per darvi quanto più informazioni possibile inerente ai calciatori che stiamo trattando, che potrebbero arrivare alla Juve. La cosa che mi piace di Asmun è come attacca bene la palla e l'area di rigore. In questa clip sbaglierà gol, come prima vi ho detto. Martial, come diavolo fai a sbagliare? Lo sbaglia anche lui, però è bello vedere come va cattivo attaccato la palla e come va cattivo ad attaccare l'area di rigore. Una roba, un attaccante, una caratteristica che nei nostri bomber non c'è in questo momento in rosa. Questo è quello che diceva prima Google Translate, non mi ricordo esattamente come l'aveva detto, ma sì, scatto sulla linea dei difensori. È un giocatore che gioca molto sulla linea, e voi capite bene che una palla in verticale, un passaggio filtrante oltre la linea dei difensori, con l'attaccante bravo a smarcarsi con i tempi giusti, con i movimenti giusti, diventa una cosa figa. E noi non abbiamo questo attaccante perché Morata è perennemente in fuorigioco, e invece lui è un giocatore molto bravo nei movimenti. Da quello che abbiamo visto è un giocatore che si muove veramente bene sulla linea. Anche questa è una caratteristica che ci manca, l'attaccante che annusa la voglia di andare a fare gol, l'area di rigore, taglio alle spalle del difensore centrale che ormai l'ha perso. Poi è sempre quello, ragazzi, il discorso. Magari in nazionale gioca con delle nazionali non eccellenti,
magari nel club gioca contro delle difese non eccellenti e quindi in Serie A, nel campionato italiano, queste cose sono difficili da fare. Però anche in Champions comunque si è comportato abbastanza bene. Io ricordo la partita con lo Zenit in cui ci fa gol. Ha sfruttato uno dei pochissimi errori difensivi che avevamo fatto, una partita fantastica, quella che per me è la partita migliore della Juve in questa stagione. Lui è riuscito comunque a fare gol nell'incertezza di Rugani appena entrato. Quindi delle caratteristiche ideali per essere un attaccante, per quanto mi riguarda, da subentrato, un subentrante, ok? Il dodicesimo uomo, quel giocatore che se la partita proprio non si sblocca o sei sul pareggio, metti dentro perché è bravo ad attaccare l'area, è bravo a prendere le palle alte, è una presenza in area di rigore, con un cross può venire fuori qualcosa. Quindi non un titolare, non stai andando a prendere un titolare, ma un giocatore che a gennaio è in scadenza, paghi poco, ti dà delle caratteristiche interessanti ed è abituato a lavorare sui palloni alti, ad attaccare l'area di rigore, ci penserei. Anche perché mi fa ridere, no? Viene etichettato come il Messi iraniano. Ma questo di Messi non c'è niente, l'abbiamo visto nelle caratteristiche fisiche, lo stiamo vedendo in questi gol, lo vedremo nei colpi di testa. Allora perché dire il Messi iraniano, per quale motivo? E qua vi faccio vedere un po' di palle alte. Ora mi dispiace che lo screen sia venuto così, purtroppo la clip non era di qualità elevata, vi faccio vedere proprio la clip intera, abile a staccare, guardate quanto va in alto rispetto al marcatore e bravo anche nel colpire. Quello che vi dicevo prima, non vi metto solo le cose belle, vi metto anche gli errori. Qui Asmund salta più in alto di tutti, testa quadra, la palla va fuori dritta per dritta, però ancora una volta la prende lui, salta e la va a prendere lui. Ultima slide che vi faccio vedere è un gol di testa di Asmund, che arriva mi pare da cross dopo un calcio d'angolo o giù di lì, attacca bene il primo palo, va a impattare bene col pallone, anche col portiere in uscita, non ha paura, ci mette la testa, quella cattiveria che serve un po' ai centravanti per fare questo tipo di gol. Quindi un'altra cosa che a noi manca. Quindi per riassumere, Martial ho un po' di dubbi. Ho un po' di dubbi perché non so se ci serve effettivamente quel tipo di giocatore, ho un po' di dubbi perché in questo momento non sta giocando tanto, ho un po' di dubbi perché costa tanto per soli 6 mesi, Asmund so che non vado a prendere un fenomeno, ma so anche che vado a prendere un giocatore forse più utile, che però deve essere integrato in un campionato competitivo e diverso da quello nel quale ha giocato tutto questo tempo. Termino dicendo che non ho idea del discorso extracomunitario, quanti slot la Juventus, se lo può prendere, se non lo può prendere. Questa è una cosa che in questo momento non so dirvi, aspettiamo di vedere perché comunque manca una decina di giorni. Ci tenevo soltanto a fare un riassunto generale dei nomi associati alla Juve per dare anche un'idea a chi questi giocatori non li ha mai visti giocare, di chi sono effettivamente e di che caratteristiche sta cercando la Juventus. 4 profili osservati, 4 profili completamente diversi uno dall'altro. E insomma, vediamo un po' che cosa succede. Vi lascio quest'ultima clip e chiudiamo il video. Grazie mille di tutto ragazzi, perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti, leggere quello che scrivete. Continuiamo così che stiamo andando bene.